Benvenuti a tutti, sono Lidia Catena, formatrice della Fondazione Mondo Digitale. Oggi vediamo insieme come installare Inkscape e qualche nozione base sull'interfaccia. Inkscape è un software open source che può essere utilizzato per creare immagini vettoriali che possono essere utilizzate per la creazione di oggetti con il taglio laser o il plotter da taglio. La differenza tra un'immagine vettoriale e un'immagine raster è molto semplice. Prendiamo come esempio questa immagine. La R è un'immagine raster, mentre la V è un'immagine vettoriale. Infatti, la R è composta da pixel, ovvero questi quadratini che compongono l'immagine, mentre la V, ovvero l'immagine vettoriale, la forma viene modellata tramite dei calcoli matematici. Ciò significa che andando a ingrandire un'immagine raster avremo dei bordi frastagliati, come in questo caso della R, mentre se andiamo a ingrandire un'immagine vettoriale i bordi saranno nitidi, come questi qua della V. Inoltre le immagini vettoriali sono anche molto utili per realizzare loghi o appunto, come abbiamo detto prima, per il taglio laser e per la creazione di oggetti tramite il plotter da taglio. Ora andiamo a vedere come installare Inkscape. Digitiamo Inkscape su Google e andiamo su Inkscape Home. Vi apparirà questa schermata, basta che cliccate su Scarica. Qui vi chiede il vostro computer, io nel mio caso ho un Windows. E dopodiché vi chiede il vostro sistema operativo. Ora, se voi non lo sapete, basta cliccare qua sulla barra di ricerca e andate su informazioni sul PC. Vedete, il mio tipo di sistema è un sistema operativo a 64 bit. Perciò clicchiamo su 64. Dopodiché installiamo il formato EXE. Il download è iniziato e aspettiamo che finisca. Una volta finito il download, adesso ci chiede di impostare la lingua. Io lascio italiano. Premiamo su OK. Andiamo avanti e iniziamo con l'installazione. Una volta finito, premiamo su Chiudi e dovrà aprirsi automaticamente la schermata di Inkscape. Eccoci qua. Siamo all'interno dell'interfaccia di Inkscape. Come possiamo vedere, qui in alto a sinistra abbiamo la barra del menu, nella quale troveremo tutti gli strumenti necessari per disegnare all'interno del software. Qui a sinistra, laterale, abbiamo tutti gli strumenti necessari. Partendo appunto dal cursore che seleziona e trasforma gli oggetti, a tutti gli altri poligoni, cerchi, quadrati che andremo a vedere nelle prossime lezioni. Questa invece è la barra di opzioni e strumenti che si modifica ogni volta che vado a cliccare su uno strumento diverso. In base allo strumento che utilizzo, avrò delle modifiche o comunque degli strumenti diversi. Questa invece è la barra delle funzioni principali, ovvero ci permette di salvare, esportare, importare documenti, stampare e tantissime altre cose che vedremo più in là. Come muoverci all'interno di questo spazio? Allora, innanzitutto, per avvicinarci, abbiamo il foglio qui al centro. Per avvicinarci al foglio possiamo o cliccare qui in basso a destra la percentuale, aumentare o diminuire. Oppure clicchiamo la rotella del mouse in questo modo. Oppure possiamo utilizzare la lente di ingrandimento. Per muoverci avanti e indietro per il foglio possiamo utilizzare le barre. Oppure teniamo premuto la rotella del mouse in questo modo.
questo caso abbiamo di default un foglio A4, ma se vogliamo cambiare formato, comunque impostare un foglio più grande o più piccolo, basta andare su File, proprietà del documento, e qui troviamo alcuni formati che possiamo utilizzare per il nostro foglio. In questo caso lasciamo l'A4. Bene, in questo video abbiamo visto come scaricare Inkscape e qualche nozione base sull'interfaccia. Vi do appuntamento al prossimo video in cui vedremo insieme come disegnare le forme basi e i testi all'interno di Inkscape.